Isaac! Sei davvero tu? Oh, è passato così tanto tempo. Adesso però posso aiutarti. Vieni con me. Sei contento, Isaac? Quella mi pare che fosse Nicole, giusto? La tua fidanzata. Non sei contento? Sì, è viva, dai. Però una cosa mi viene in mente. Il radiofaro è nel magazzino vicino a te. Forse posso disattivare la serratura da qui. Aspetta. Cioè, non lo so, come fa a sapere che stiamo cercando il radiofaro? Primo. Secondo, come fai a dire che Isaac, cioè, non parla, non si toglie il casco? Cioè, non lo so. Ecco. Certo, Isaac è proprio una fidanzata che... Ma sei sicuro che sia un medico? Non è che è la magica Sibilla, una veggente? Scopre tutto senza neanche che ti dica niente. Cornuto, giù le mani da Nicole! Ricarica da lì. Sì, dai, vieni. Oh, porco Giuda, questo qua mi frega. Merda. Brutta animale schifoso. Merda, ho finito le munizioni. La porta è aperta, Isaac. Non posso raggiungerti, ma troverò un modo. Presto tutto questo sarà solo un ricordo. Ma che ti spiano la strada, mio amore? Merda, ho finito le munizioni della multiraggio. La tuta di quarto livello! No, questa la voglio. Allora. Isaac, per un attimo ti avevo perso, mi avevi fatto preoccupare. Vedo che hai il radiofaro. Dirigiti subito verso la stiva mineraria e aggancialo all'asteroide. Ho calcolato la traiettoria. Se lo lanceremo presto, ci sono buone probabilità che raggiunga la distanza dalla quale iniziare a trasmettere. Non c'è alcuna traccia di Hammond, ma nelle sue condizioni non credo che sia ancora vivo. Ti piace molto la compagnia, Kendra? No, ancora. Aia. Ma vada via al culo. Oddio, non vorrei aver usato... Ah, meno male. Ho paura di aver usato il medio pack grande. No, quello lo devo conservare. Oh. Ah, ciao ragazzi! Prendete... Oh! Ma che... Sono anche molto pirla, ecco. Sono molto bravo. È necessario indossare indumenti di sicurezza. Vabbè, quello che ho addosso non è molto sicuro? Beh. Quello non l'ho mai visto. Adesso faccio uno scherzo. Aspetta, no, via questo un attimo. Adesso faccio uno scherzo a sto tipo. Estintore in faccia. Dai, brucia animale. Comunque, stavo dicendo prima, sono molto bravo, ma anche un po' pirla, ecco.
E minchia, non vedere perché minchia tirare la bomba in quel modo. Si trattava di un blocco di sicurezza, anche se dubito sia servito. Ora che hai il radiofaro e la chiave, dirigiti sul posto. Sembra che l'asteroide sia tenuto in posizione da dei legami gravitazionali. Dovrai disattivarli prima di poterlo lanciare. Ma dai, ma che palle, ecco, bravo anche Isaac. Mannaggia. Mannaggia davvero. Oddio. Ma che è il rito voodoo sta roba? Manca una batteria. Oh no, ho ucciso un mio amico, schifoso. No, forse sì. Cornuto! Ma di solito non succede il contrario, che prima si spacca il condizionatore, il condotto di ventilazione, poi saltano fuori. Non il contrario, prima salta fuori e poi si salta il condotto. Oh, PlayStation, te l'ho detto anche nel terzo capitolo, cosa mi combini? Allora, prima adesso prendiamo la tuta di quarto livello. Vice tecnico supervisore Dallas a rapporto. È l'ultimo rapporto. Ho visto cosa fanno ai cadaveri. Cosa sono diventati. Non voglio che succeda a me. Se non avrò arti almeno, non potrò uccidere nessuno quando sarò stato infettato. Dite a Dawn e ai bambini che li amo. Oddio! Ancora uno. Ancora. No, poverino. Comunque, Isaac, cambiamo l'armatura di teatro di oro, perché hai visto prima? C'è una cicatrice di sangue, si è sporcata e non va più bene. È tutta rovinata, prendiamo una bella nuova. Ok. Dai, Isaac, entra, non aver paura. Tanto è sempre la solita cosa. Ti siedi e prendi il tubo di metallo nel sedere. Vediamo un po' sta tuta. Vabbè, questa è un po' più carina, va. Allora, vediamo un po', prendiamo allora via questo, vediamo semiconduttore, poi qualcosa per il lanciafiamme o per la multiraggio, anche che non ne ho più niente. Ah, che spendaccione ragazzi che sono, eh. Vabbè, basta.